Buongiorno, io sono Francesca Miglio, lavoro presso Forma e Materia da 5 anni, sono un educatore e con una base artistica delle superiori. Buongiorno, io sono Canavese Fabrizia, lavoro al laboratorio Forma e Materia da 6 anni, sono un OS del Comune di Torino da 23 anni. E mi piace molto lavorare in questo laboratorio per sfruttare la mia parte artistica. Circa 20 anni fa la nostra collega Luisa Boscolo ha dato a disposizione questa tecnica, questa competenza per aprire un laboratorio rivolto a persone con disabilità lieve. Questa collega, che era educatrice del Comune di Torino e lavorava presso un CST da molti anni, ha fatto per interesse suo personale un corso di oreficeria a Milano e penso proprio che dentro il CST in cui lavorava ha fatto una prova, ha fatto provare un ragazzo e ha realizzato un monile col suo disegno e ha funzionato, è uscito fuori il primo oggetto bellissimo e ha proposto quest'idea ai suoi dirigenti e ai servizi sociali. L'idea è stata accolta in quel momento anche perché serviva sul territorio un luogo non solo di lavoro per queste persone ma anche di osservazioni che poteva servire agli educatori di territorio per osservare le abilità di queste persone. Un'osservazione perché poi poteva essere utile per un inserimento lavorativo. Quindi ha un po' scommesso, nel senso che ha dato degli strumenti pericolosi, quindi il fuoco, le lame, i trapani, quindi è stata proprio una scommessa che è stata vincente e ha insegnato a me e a Fabrizia la tecnica e abbiamo comunque portato avanti questo lavoro. Noi stiamo insegnando questa tecnica e c'è quasi un rapporto uno a uno con l'utenza. Ci sono fasi della lavorazione delicate, anche pericolose, in quanto il taglio si fa con delle lame da orafo molto fini, affilate, si salda col fuoco, noi siamo sempre presenti durante la saldatura, per cui fasi della lavorazione molto delicate. Arrivano da un percorso educativo seguiti dai servizi territoriali della città di Torino. L'educatore che li ha in carico, dove scorge che ci sono abilità o c'è un percorso artistico già in atto, li indirizzano qua. Spesso scoprono un talento artistico perché l'oreficeria è pochissimo diffusa nella disabilità. E soprattutto a Torino si stupiscono anche loro da come da un semplice disegno, ne abbiamo tantissimi qua, riusciamo poi a realizzare dei bellissimi gioielli fedeli al disegno. Ed è quello che piace ai nostri clienti, che esce fuori un disegno genuino. È molto semplice a volte, quasi da cartone animato, che è riprodotto sul gioiello, è molto accattivante. Noi abbiamo dei clienti affezionati che vengono a cercare i nostri monili perché suggeriscono insomma delle belle emozioni. Il ragazzo, la persona è molto soddisfatta nel veder nascere il suo monile dal suo disegno, una parte creativa molto bella. Infatti le persone che vengono entrano dentro il lavoro, iniziano a lavorare, iniziano a disegnare eccetera e spesso non alzano neanche la testa per fare la pausa. Sul territorio lavoriamo spesso con Ingegno, bottega di arti e mestieri, dove portiamo i nostri monili e da pochi mesi c'è una bacheca proprio dedicata ai nostri gioielli. Questo per rendere visibile un lavoro fatto con passione, insomma, con intensità. E all'interno invece del territorio della città noi operiamo in alcune situazioni di mercatini organizzati da varie associazioni che operano sempre sull'artigianato. Abbiamo partecipato a numerose manifestazioni, a partire da Paratissima, per fare dei nomi, o collegate
a mostre a Palazzo Barolo, e siamo andate anche a Colonia e poi i mercatini di piazza di artigianato, dove riscontriamo sempre grande successo, incontriamo clienti nuovi che scoprono il laboratorio e che poi vengono a trovarci, a toccare con mano, perché vogliono veramente vedere come sono prodotti i gioielli, ed è un ritorno molto interessante anche per i ragazzi, oltre al ritorno monetario che insomma è una buona risposta, è un buon modo anche per di apprezzamento del loro lavoro. Il nostro progetto futuro è quello di poter avere uno spazio dove nello stesso momento noi possiamo sia lavorare con il laboratorio sia vendere sul territorio. Quindi, uno spazio con vetrina. Ecco, uno spazio con vetrina, con alle spalle il laboratorio dove comunque le persone vengono, lavorano eccetera, e magari qualcuno, sempre degli utenti, che in quel giorno, quella settimana si è incaricato ad accogliere i clienti. Questa cosa è importantissima perché va a chiudere un processo, un procedimento che all'inizio dal disegno si arriva fino alla vendita. Il laboratorio è sia su Instagram che su Facebook, quindi su Facebook è Forma Materia, e invece su Instagram abbiamo una pagina che si chiama sempre Forma e Materia con dei trattini bassi. Il laboratorio è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 16, naturalmente si può venire qua a vedere che le persone che lavorano, bisogna comunque telefonare, prendere appuntamento. Il numero del laboratorio è 380 69 50 676. Rispondiamo io e Fabrizia e teniamo questo cellulare acceso nell'orario di apertura del laboratorio.